dopo ben 7 mesi di utilizzo, come si comporta il gioiellino di Che gara! Che sorpasso! Qua fanno le gare. Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Andiamo a vedere come si comporta lo smartwatch di casa Samsung, il Gear S3 Frontier, dopo ben 7 mesi di utilizzo. Quindi, bando alle ciance e iniziamo con la sigla. Il Gear S3 Frontier di Samsung è stato lanciato sul mercato nel novembre del 2016. Questo è stato uno dei top di gamma degli smartwatch per quanto riguarda casa Samsung. Oltre al Gear S3 Frontier, Samsung ha lanciato sul mercato, sempre a novembre del 2016, un'altra versione dell'orologio, denominata Classic. Classic, appunto, come dice la parola stessa, perché ha una linea un po' più classica, un po' più elegante di questo Gear S3 Frontier, che invece ha una linea decisamente molto più sportiva. Ora insieme andiamo a vedere molto velocemente il contenuto della confezione di questo Gear S3 Frontier e vi elencherò i pregi e i difetti. Dovevo spegnere il telefono. E vi elencherò i pregi e i difetti che ho riscontrato in questo smartwatch durante l'uso quotidiano in una giornata normale. Ora molto velocemente andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione del Gear S3 Frontier, sempre che riesca ad aprirla. Allora, troviamo un manuale che viene chiamato guida di riferimento rapido e ci saranno le indicazioni di sicuro per collegare l'orologio allo smartphone. È una guida di riferimento rapido che io non ho neanche aperto, perché di solito io prima ci sbatto la testa contro, poi al massimo, se proprio non riesco a cavarci i piedi, vado a leggere le istruzioni. Poi troviamo l'orologio, il nostro smartwatch. Lo smartwatch è dotato di un cinturino in silicone, ma mi è stato regalato questo cinturino con questa maglia molto carina, poi vi spiegherò dopo il perché. Poi all'interno troviamo anche la basetta di ricarica, perché questo smartwatch, in poche parole, ha una ricarica wireless, nel senso che viene appoggiato a questa basetta e lo smartwatch si ricarica. Una basetta che è anche magnetica, in modo tale che lo smartwatch, ecco, vedete, non cade. Poi in questo sacchettino molto elegante troviamo il caricatore. Ok, spostiamo il contenuto della confezione del Gear S3 Frontier, scusate per il mio braccio peloso, e andiamo ad accendere l'orologio. L'orologio all'accensione si presenta in questo modo, molto elegante, molto fine, e volevo farvi vedere che dopo 7 mesi di utilizzo ho riscontrato solo dei piccoli segni sulla ghiera mobile di questo orologio, scusate. E diciamo che i materiali sono molto resistenti. Naturalmente, andando a lavorare, ho utilizzato una protezione in vetro per proteggere lo schermo, perché va bene che si segni un po' la corona, ma lo schermo preferivo non segnarlo e non avere dei graffi sul display. Ah, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa che è all'interno della confezione del Gear S3. Abbiamo anche un cinturino con appunto la scritta small per chi ha un polso un po' più piccolino e quindi riusciamo ad adattarlo per anche dei polsi un po' più piccoli. Bene, andiamo a vedere l'orologio. L'orologio si presenta con questa ghiera mobile. Questa ghiera permette all'utente di muoversi attraverso i vari widget che si possono installare tramite l'applicazione del telefono, che ricordo appunto si chiama Samsung Gear, la troviamo questa applicazione sia per iOS che per Android. Tramite questa applicazione, appunto, dicevo, si possono installare altri widget, si può scegliere la posizione dei widget, quindi ad esempio io, se questo widget lo voglio spostare in un'altra posizione, lo posso spostare, tengo premuto e vado verso destra e vedete che il widget scorre verso destra. E oltre a farci vedere i widget, cliccando sul tasto posto in alto sulla destra, andiamo alla home page
e girando verso invece sinistra possiamo trovare le varie notifiche che ci sono arrivate sul telefono e che vengono trasmesse direttamente tramite il Bluetooth all'orologio. Cliccando invece il pulsante sotto nella parte destra andiamo in tutte le applicazioni che sono installate nell'orologio. Adesso io ho fatto un reset dell'orologio, quindi troviamo le applicazioni che appunto sono installate nell'orologio al momento dell'accensione, e ce ne sono di carine. C'è anche il briefing per le notizie, fusi orari, la sveglia, abbiamo il calendario, possiamo aggiungere delle memo, le impostazioni del telefono, scusate, dell'orologio, mi sbaglio sempre perché ho sempre il telefono in testa, e troviamo anche queste due icone che sono uno il telefono e l'altro la rubrica. Il telefono, vi chiederete, ma cosa fa? Telefona anche questo orologio? Esatto, questo orologio tramite il Bluetooth può attivare una chiamata direttamente sul telefono e farvela sentire in viva voce tramite lo speaker. Lo speaker lo troviamo qui sul lato dell'orologio, vedete questi tre fori servono appunto per far uscire il suono durante la chiamata in viva voce. Oltre ai vari widget che possiamo scrollare tramite la ghiera e aggiungerne altri tramite l'applicazione Samsung Gear installata sul telefono, e oltre alle applicazioni che sono già installate, preinstallate, scusate, sull'orologio, e possiamo sempre tramite l'app Samsung Gear installarne altre, troviamo le watch face. Cosa sono le watch face? Le watch face non sono altro che i vari stili che possiamo andare a mettere sul nostro orologio per avere varie tipologie di visualizzazioni dell'ora, come ad esempio questa dove viene visualizzata appunto solamente l'ora. Ricordo che questo Gear S3 Frontier ha uno schermo Super AMOLED da 1,3 pollici e abbiamo una certificazione IP68 che è appunto resistente all'acqua e alla polvere. Abbiamo poi una batteria da 380 mAh. Questa batteria da 380 mAh ci permette di arrivare a fine giornata e poter fare, diciamo, un'altra giornata scarsa di utilizzo normale dell'orologio. Scarsa nel senso che arrivati magari a una certa ora siamo costretti a dover mettere la modalità di risparmio energetico in modo tale da arrivare fino a sera. Ok, vi ho parlato anche del cinturino. Questo cinturino l'ho preferito al cinturino di serie di questo Gear S3 Frontier perché il cinturino di serie, a furia di aprirlo e chiuderlo, essendo di gomma, avevo paura di romperlo, mentre questo, avendo la chiusura a scatto in questo modo, vedete, basta un clic sui due lati e il cinturino si apre. Io di norma quasi tutte le sere lo metto sotto carica, anche perché non mi piace mettere la modalità di risparmio energetico, perché è una scala di grigi e non si vede neanche più l'ora. Ecco, quando è in risparmio energetico, vedete, l'Always On viene disattivato, perché appunto per risparmiare un po' di batteria per far arrivare l'orologio a sera. Quindi diciamo che con un uso normale dell'orologio, quindi con qualche notifica, qualche email, WhatsApp, consultazione dell'ora, ecco, abbiamo una batteria che ci porta a sera tranquillamente. Io arrivo a sera che ho ancora un 50-60% di batteria con un uso normale dell'orologio, quindi non un uso stressante con 5.000 notifiche, 5.000 messaggi di WhatsApp, 50 chiamate. Con un uso normalissimo di una giornata normale, quindi qualche chiamata, qualche messaggio WhatsApp, qualche email, riusciamo ad arrivare a fine giornata con un 50-60% di batteria e in teoria riusciremmo anche a coprire l'intera giornata dopo. Ma io sono sempre scaramantico e quindi me lo metto sempre a caricare tutte le sere. Vi ricordo che per l'acquisto del Gear S3 Frontier e del cinturino trovate i link qui sotto in descrizione, quindi traiamo le conclusioni finali dopo 7 mesi di utilizzo. In conclusione, cosa possiamo dire? Questo Gear S3 Frontier mi ha convinto e di sicuro lo ricomprerei.
Non tanto per le funzioni smart che possiamo trovare su qualsiasi smartwatch in circolazione al momento, ma più che altro per le funzioni da orologio vero e proprio. Mi spiego meglio, un orologio secondo me deve essere subacqueo come prima cosa, perché non posso ogni volta che vado a fare la doccia oppure vado al mare o in piscina dovermi togliere l'orologio, perché appunto può essere un danno che entri l'acqua. Oltre a essere subacqueo mi deve sempre saper dire che ore sono, senza che ogni volta io debba spingere su pulsanti o cliccare dei bottoni. Togliendo gli unici tre difetti, diciamo, che ho riscontrato, che secondo me sono spiacevoli durante l'utilizzo quotidiano di questo smartwatch, che sono appunto la ghiera un po' troppo morbida, infatti basta sfiorarla per riattivare l'orologio consumando batteria inutilmente. Un altro difetto che secondo me accomuna tutti gli smartwatch che hanno un'impermeabilità all'acqua, quindi sono dichiarati IP68, è lo schermo touch che bagnato diventa ingestibile. Ingestibile cosa vuol dire? Che non riesco più a comandarlo con il semplice tocco del dito, ma sente, ad esempio se stiamo facendo la doccia, le gocce della doccia le sente come un tocco del dito, e quindi si aprono widget, si aprono applicazioni, sempre andando a rosicchiare quel po' di batteria che abbiamo su questo smartwatch. E un terzo difetto per un top di gamma come il Samsung Gear S3 Frontier è che durante l'Always On, cioè durante la fase in cui l'orologio rimane in stand-by ma comunque ci fa visionare l'ora, sotto la luce diretta del sole non riusciamo a vedere quasi niente. Infatti dobbiamo andare ad agire o sulla ghiera o sul pulsante per riattivare lo schermo e visionare l'ora. Bene, per questo vlog è tutto, vi do appuntamento sempre al prossimo video sul mio canale come ogni domenica. Non dimenticate, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi cliccando sul logo qui sotto al video. Un saluto da Luca, ciao!